Franklin Zapata purtroppo è precipitato in acqua, precisamente nella trasvolata della Manica, a bordo della Flyboard, la tavola a turboreazione da lui stesso realizzata. Ha perso la scommessa il quarantenne francese, conosciuto come l'uomo volante per eccellenza. È caduto in mare dopo qualche minuto, dopo la partenza dai costi francesi, è stato soccorso però subito. È caduto nelle acque della Manica, stava tentando di atterrare sulla piattaforma di supporto per il pit stop di rifornimento a metà percorso a 18 km dall'arrivo sulle coste della Gran Bretagna. La caduta è legata, da come si legge su internet, al moto ondoso che faceva ballare la piattaforma su cui Zapata si sarebbe dovuto posare per fare il pieno di cherosene. È una delusione enorme, così avrebbe detto l'uomo al suo staff, secondo un giornalista, il francese inventore della Flyboard. Sarebbe stato soccorso rapidamente in acqua, cosciente, quindi vigile, nonostante la rovinosa caduta che si è verificata. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, al prossimo video dalle Aratori Italiane.